Ciao e bentornati sul mio canale YouTube. Io sono Milena Nosari per un nuovo video tutorial su Blender che vuole parlare di simmetria. Cos'è la simmetria? È la ordinata distribuzione delle parti di un oggetto sul lato destro e sul lato sinistro, dal basso verso l'alto. Questo perché può essere utile in Blender conoscerlo, soprattutto per modellare quei soggetti che poi vengono animati. Per l'animazione è molto importante avere dei character design che siano simmetrici. E come si può fare? Vi farò vedere un esempio molto semplice. Ho aperto una scena di default con un cubo. Adesso premendo 1 sulla tastiera mi porto in vista frontale. Cosa fanno di solito? I modellatori vanno a dare una suddivisione utilizzando i modifier qua a destra al nostro cubo, quindi add modifier, subdivision surface. In genere si opta per un 2, dopodiché si applica. Se io ora entro premendo tab o da questa finestrella in alto object mode, scelgo edit mode, vedrò che il cubo è stato appunto suddiviso, ma non è ancora modellabile a livello simmetrico, quindi io dovrò innanzitutto applicare un mirror. Ma prima di applicare il mirror è bene sapere che c'è una cosa importante da fare. In object mode, tenendo selezionato il nostro cubo suddiviso, dovremo dargli l'applicazione della scala, quindi object apply scale. Questo è importante perché altrimenti il mirror non funzionerà correttamente. Ora rientriamo premendo tab sulla tastiera in edit mode. E mettendo la visuale di X-Ray in modo da poter selezionare sia i vertici davanti che dietro, stando tranquillamente nella visione frontale dopo aver premuto 1. E cosa faccio adesso? Clicco e seleziono tutti questi vertici, premo Canc e gli dirò cancella i vertici. Ora avremo solo metà del nostro cubo suddiviso, nessuna paura. Entriamo, stando pure in edit mode, nella casella di Add Modifier e andremo ad applicare un mirror. In questo caso, se vogliamo una simmetria sull'asse delle X, cioè da destra a sinistra, lasceremo X, però abbiamo anche l'opzione di fare una simmetria sull'asse delle Y, una simmetria sull'asse delle Z, su tutte quante, oppure anche a scelta su una di queste, ok? In questo caso un modellatore opterà per un mirror sull'asse delle X. Facciamo attenzione ad avere il clipping attivato, che è quell'opzione che consente di non far suddividere, di non far separare le due parti, ma di tenerle sempre unite in modo corretto. Dopodiché potremo scegliere se vedere il nostro mirror attivato a video oppure no. Anche in questo caso, se io premo su questa casella On Cage, vedrò praticamente anche tutti i vertici del lato mirror, altrimenti cliccando sopra e disattivandolo vedrò una mesh trasparente, posso decidere, ripetevo, di non vederla del tutto e così via. Di solito io quando modello preferisco avere tutto attivato per poter vedere meglio la mia mesh. Ora cosa succede? Succede che se io seleziono ad esempio questi due vertici in alto a sinistra, si selezionerà automaticamente anche la stessa parte a destra e andrò a modificare in modo uguale e simmetrico, senza rischiare di sbagliare, entrambe le parti a destra e a sinistra. Quindi i modellatori di solito quando modellano i loro character design o in genere anche qualsiasi altra mesh che necessita di una simmetria oppure per avere un lavoro più pulito senza far troppa fatica, utilizzano questa soluzione. Ctrl Z, torno un attimo indietro. Vi ho spiegato a questo punto come si può fare una simmetria partendo da un cubo. Spero che questo video tutorial vi sia piaciuto. Se è la prima volta che capitate sul mio canale YouTube My 3D Apple e volete aiutare a farmi crescere per fare altri video tutorial, iscrivetevi al canale attivando le notifiche in alto a destra. Ciao e al prossimo video!